Rassegna stampa di oggi, 15 marzo 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo, Salvini dice noi e Movimento 5 Stelle diversi, ma possibile idea comune. Ma Berlusconi dice meglio appoggio su alcuni temi da PD. Il leader della Lega, tutto è possibile, escluso il PD, non un governo a ogni costo, ma lavoriamo a un programma per da offrire al Parlamento. Ma nello stesso momento il leader di Forza Italia dice ai suoi, la migliore ipotesi è l'astensione iniziale dei Dem e poi i voti legge dopo legge. E Meloni e Salvini li convincerò. Nel pomeriggio la telefonata Salvini-Di Maio sulla necessità di confrontarsi sulle presidenze delle Camere. Omicidio Jan Kuciak, il premier slovacco Robert Fico offre le dimissioni. L'annuncio è arrivato durante l'incontro con il presidente Andrej Kiska. Lascerà il posto da premier e verrà formato un nuovo governo, ma senza andare ad elezioni anticipate. Giudice costituzionale Nicolò Zanon, la consulta respinge le dimissioni. La Corte Costituzionale ha preso atto della sua autosospensione. Il giudice è indagato per peculato d'uso. L'ipotesi di reato nei suoi confronti riguarda l'utilizzo dell'auto di servizi e dei buoni carburante. Parma, l'ex rettore dell'università Loris Borghi, trovato senza vita, imputato per abuso d'ufficio nel caso dei farmaci. Si era dimesso a maggio dopo l'inchiesta Pasi Mafi, l'indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell'ospedale maggiore. Non ci sono elementi per ipotizzare un legame tra le inchieste e la morte. Rifiuti. Li buttiamo in un capannone a Verona, lo intestiamo a un ligure. Quinta puntata dell'inchiesta di Fanpage. Stavolta Alex propone all'ex boss pentito Nunzio Perrella di avvicinare un imprenditore in crisi e proporgli di pagare i suoi debiti ottenendo in cambio i permessi di cui gode il suo stabilimento. Ma il carico puzza troppo e alla fine l'affare sfuma. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.